Gigi Sanna, neo direttore sportivo del Basket Club Cirignola, ben trovato e grazie per questa intervista. Le prime sensazioni di qui a Cirignola dopo il suo arrivo quali sono? Sicuramente ho trovato una società, un gruppo, una squadra con molto entusiasmo, che ha voglia subito di fare bene tutte le cose, che ha un grosso seguito di pubblico anche, e tutti quanti sono molto ansiosi di cominciare il campionato, di dimostrare quanto bene si è lavorato finora, sia a livello di staff che a livello di giocatori della prima squadra. Altra cosa molto positiva che mi ha colpito particolarmente è stata l'affluenza di pubblico e la passione mostrata dalla cittadinanza in occasione della inaugurazione del nuovo Palafamina. Non avevo mai visto sinceramente un'inaugurazione così seguita, diciamo, dai cittadini di Cerignola, e mi ha fatto molto piacere vedere il palazzetto pieno e tanta gente entusiasta. Ecco, la sua esperienza con il Lions Basket Bisceglie dal 2013 al 2018 può essere mortificante anche per questa avventura ufantina? Beh, sicuramente. Diciamo che come dirigente, come gestore di un gruppo di ragazzi, di atleti che giocano a basket, io mi sono formato a Bisceglie, quindi devo essere sicuramente riconoscente a Bisceglie. Lì ho fatto grande esperienza, ho avuto a che fare con diversi allenatori, con tantissimi giocatori e soprattutto con una società qual è quella di Bisceglie, molto competente, molto preparata per il campionato che affronta. Un'ultima domanda, che campionato si aspetta? Beh, mi aspetto un campionato di vertice sicuramente, un campionato in cui la squadra e anche lo staff ovviamente dovranno dimostrare di essere tra i primissimi posti in classifica. Questa è l'aspettativa, so che per certo che questa è l'aspettativa della società ed è anche oggettivamente il valore dei giocatori e dello staff così come sono stati scelti e tra di loro amalgamati. Direi che è giusto aspettarsi un campionato di vertice con grosse soddisfazioni. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.